Ti sposti, bastardo. C'è lui qui? No, 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 scendi. Salve a tutti e benvenuti in questo speciale Halloween. Permettetemi una piccola introduzione di giusto qualche secondo prima di passare all'azione. Su GTA V, col tempo, sono nati tantissimi misteri, molti dei quali hanno preso vita solo grazie a delle mod. Alcune di queste sono ben fatte e danno quindi vita al mistero che le riguarda in modo molto coinvolgente. Altri invece... Beh, lo vedrete. Ah, e un consiglio: guardate il video fino alla fine perché vedrete sì molte stronzate, ma anche alcune mod ben fatte. Attenzione, ci troviamo davanti a casa di Franklino. Ma perché un revolver? Boh, devo averlo tirato su prima. Comunque, entriamo dentro la casa di Franklino. Vediamo. C'è qualcosa che bru... Perché brucia qua? Perché brucia tutto? Ah, un semplice incendio. Niente di che. Ok, qua non c'è nient'altro. No, vabbè. Forse qua troviamo qualcosa di interessante. Dai, vediamo un po'. Use bong. No, direi che prima esploriamo, prima di usare il bong. Questa è stata bella! C'era tipo qualcosa nello specchio. Questa mi è piaciuta, eh. Oh, che fa qui? Ma scusa, eh. Va bene, io allora non faccio niente. Vado a usare il bong, va bene? Ok. Che fa? No! Perché l'hai fatto? Non ti avvicinare mai! Mai, allora guarda. Guarda cosa succede! Ah ah! Che muori, ecco cosa succede. Che c'è qua? Boh. Oh, buono. Buono devi stare. Devi stare buonissimo, devi stare. Buonissimo devi stare. Ah, sei inciampato. Ah, è morto. Oh, mi fa piacere. Ho collezionato pure la cosa lì, la sua arma. Ah, sta scivolando. Scivola nel fuoco. Brucia. Uno dei misteri più famosi della saga di GTA è sicuramente quello del Ratman. Nato con l'uscita di GTA 4, è riuscito ad attirare l'attenzione successivamente anche su GTA 5. Allora, entriamo qui dentro. Shh, vediamo un po'. Che succede qua? C'è per caso Rattomanno? Questo è stato tirato sotto dall'auto. Perché c'è gente che spara? Ma non lo voglio sapere. Vado qui io e vediamo. Ah, un altro tunnel. Un altro tunnello. Ci stiamo avvicinando a Rattomanno, attenzione. Ah, ecco perché stanno sparando. Perché è scappato! È scappato dalla prigione in cui stava, con delle bottiglie di Peace Water lì. Ok? Beh. Ma siamo in un... Perché siamo in una nave? Eravamo in città e siamo arrivati in una nave lì. Ah, quello è Ratman. Ah, e quello gli sta sparando con il fucile da coso lì, fucile da tiratore Mark II. Guarda che potente! Al tirapugni pure! Gli stanno sparando. Ah, voleva sparare a me questo, eh. Mi stava mirando, hai capito? Beh, ma... Eccolo lì, Rattoman. Rattoman! No, eccolo lì. Eccolo lì. Vediamo un po' cosa ci riserva. Proviamo! Ok. Perfetto, zitti tutti, ce l'ho fatta. E ora... Cadono tutti con questo, perfetto. Aspetta. I colpi di proiettile che svolazzano e Ratman è morto. Dunque, siamo spawnati qui davanti a una macchinetta che distribuisce l'acqua. Un divano molto interessante. Ok, però non mi fa niente. Beh, mi fa paura, quello sì, però non fa altro. Ah! Beh, dunque, beh, penso sia necessario scegliere qualcosa, quindi io sceglierei la statua, vediamo. Ok, siamo in uno yacht. Che cavolo devo fare qui? Vediamo un po'. Sono proprio in mezzo all'un... una testa? Dove sta? Scusa, eh. Arriva. Aspetta. No, 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 no. Maledetto, maledetto.
Muori, muori tantissimo. Ah, non ti rialzi più, eh. Ah, è morta la testa. Aspetta che mi allontano, che sia mai che prendo fuoco. E tu invece... No, 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 no. Oh, oh, bravo, cadi. Bravissimo, ma non tirare... Perché continui a tirare pugni? Cioè, pugni, vabbè, capito. Andare giù. Devi andare giù. Ok, bel headshot. È l'unica cosa che posso colpire. La testa, perfetto. Ciao. C'è giusto un po' di fumo, eh. Ma leggero, leggero. Aspetta. Sento qualcosa bruciare di sopra. In teoria col fucile da cecchino dovrei... Si sentono dei passi. Vediamo un po' cosa c'è. Oh cazzo, ecco cosa c'è! Un fantasma! Tu puoi... No, no, no! No, no, il coso fiammeggiante! Via, vai via, vai via! No, 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 no! Ah, gli ho fatto lo sgambetto! Lo sgambetto! Potresti morire... Ah, è morto! Ah, e l'altra... La testa dov'è? Ma questo fantasma non fa niente di male. Sta così. Ah, ok. Vediamo qui dentro un altro fantasma. Ma non sembra esserci altro. Beh, direi che il prossimo è questo. Oh, il prete da fuoco! Ma che è? Oh, no, 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 no. No, no, boh, ho visto l'ombra. Ho visto l'ombra di sbirro. Ma quanti sono questi? Ma sono matti, impazziti? Oh, eh sì, vabbè. Col colpo di testa non muoiono. Non muoiono manco per il cacchè. Ah. La bara? Ok. Ah, questo veicolo li paralizza. Cos'è il veicolo? Il king. Questo è il re. Guarda. Ah, ora siete tutti i miei ordini. Hai visto? Ah, bene. Quindi finché sto su questo non mi possono dire niente. Ok, buono a sapersi. Bene. E adesso l'unico che manca è questo. Allora. Cos'era quella cosa? Cosa dovrebbe essere questo, scusami? Perdonami tanto, eh. Se ne va. Un cumulo di rocce, eh. Ma si muove tutto, guarda. Aspetta. Oh, Bono! Che cosa fai? Ma sei impazzito? Le rocce maledette sono queste. C'è qualcosa che posso fare qui? La smetti? La smetti? Per favore, eh? No, se ne vanno via le rocce. Va bene, e allora me ne vado via anche io. Niente da dire in realtà su questa mod. Idea neanche tanto geniale, applicata molto molto male. Ok. Posso rubarvi un carro armato, tipo? Capito? È un robot questo. Ma stanno esplodendo tutti i veicoli che ci stanno in mezzo. Perché è posizionato male, guarda, cade roba. Cos'è, lo voglio vedere più da vicino, non è che mi aggredisci, vero? Oh, mi aggredisci invece sì! Ehi, per gli insurgent attaccati lì, ma ti rendi conto? Vabbò, è questo. È questa cosa, basta. Uno dei misteri più famosi di GTA V è quello del Goatman, l'uomo capra. È diventato famoso in realtà molto tempo dopo l'uscita del gioco, a causa soprattutto di una foto circolata in rete che sembrerebbe ritrarlo. Cosa c'è qua? Qua c'è uno stupido che ora faccio cadere. Ciao! Beh? Ah, il buco! Vediamo cosa succede. Oh, forse... attenzione, forse c'è qualcosa di figo qui, eh? Forse... Vediamo un po'. Buoni qua. Qua non mi piace. Cioè qua mi piace ma non mi piace, capito? Insomma. Lì cosa c'è? Nero. Quindi non sono razzista, ma ho detto il colore. Una palla. Vediamo un po', proseguiamo. Ma la palla non la voglio, grazie. Vediamo cosa c'è qui. Oltre questo buco che cosa c'è? Un altro tunnel. Uno pneumatico, va bene. E qua c'è del fumo. Ti sposti, bastardo. Oh. Basta, non ruggisce più. Che cosa c'è qui? Coni. Una palla da calcio. Tutta roba che si trova nelle fogne, insomma. Qua niente. Una sedia. Forse siamo arrivati alla fine. Attenzione. Sì. E siamo arrivati alla fine. Vediamo. Acqua. Un morto.
Ok. Dove siamo? Va. Chi lo sa? Andiamo avanti. C'è lui qui. No. Scendi. Scendi. Vai via. Bono. Devi stare a terra. Devi stare. No. A terra di nuovo. Bastardo. Aspetta un po'. Mettiamo il moschetto. No, il moschetto. Cosa? Il fucile qui. Che ho trovato prima. Hai ucciso una donna però. Beh, mi è piaciuta. Mi è piaciuta sta cosa. Niente da dire qui, semplicemente una schifezza. Muoiono tutti. Questo sarebbe l'incubo di tre. Sì, ma c'è la texture buggata, no? Ok, questo che fa? Perché dovrebbe essere un incubo di Trevor, l'alieno, con la mazza tenuta male, tra l'altro? Ma ti rendi conto? L'alieno Moruto! L'aereo, perché sì, sai, Trevor, c'è la missione con l'aereo, quindi è figo. Ma cos'è che lo sta spostando? Che ridere, che bello. Ragazzi, intanto ci sono arrivati i pompieri, per questo video è tutto, io non dico nient'altro. Ciao, buon Halloween cose.